Esserci sempre, celebrata questa mattina a Trapani la festa della polizia. La cerimonia si è svolta a Piazza Vittorio Veneto alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e di tantissimi cittadini. Esserci sempre lo spirito che anima tutti i giorni gli uomini e le donne della Polizia di Stato che questa mattina hanno festeggiato il 167esimo anniversario della fondazione in Piazza Vittorio Veneto, assieme a tanti cittadini, soprattutto giovani, che hanno fatto da scenario alla manifestazione. Le celebrazioni si sono aperte con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della targa all'ingresso della questura dedicata ai caduti. Poi la festa vera e propria in piazza. Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell'Interno, del Capo della Polizia, l'intervento del Questore Claudio Sanfilippo, che ha anche tracciato un bilancio dell'attività svolta sul territorio. Premiati i poliziotti che si sono distinti in particolari operazioni di servizio. Poi il gran finale, con l'esplosione di tantissimi cartoncini verdi, bianchi e rossi, che hanno colorato la piazza trasformandola in un gigantesco tricolore. Esserci sempre è lo spirito che anima la Polizia di Stato? Sì, diciamo è il nostro leitmotiv, perché noi dobbiamo essere sempre presenti sul territorio di nostra competenza, dobbiamo essere presenti nei nostri servizi di controllo del territorio, dobbiamo essere presenti nei nostri servizi di repressione delle attività illecite. La festa della Polizia è anche tempo di bilanci. Che cosa emerge dall'attività svolta sul territorio? Ma come avrà sentito dal mio discorso, emerge certamente una realtà assolutamente positiva, perché noi, diciamo, non ci occupiamo soltanto di repressione di reati, ma ci occupiamo di tanti servizi ai cittadini e siamo i destinatari principali e i responsabili principali di servizi di ordine e sicurezza pubblica su un territorio. Quindi mi sembra che il resoconto di questo periodo che ho trascorso qui a Trapani dal mese di luglio non può che essere positivo. Ieri a Trapani la commissione parlamentare antimafia, significa che l'attenzione verso il fenomeno mafioso è ancora alta? Beh, se non venisse a Trapani la commissione nazionale antimafia mi meraviglierei molto, in effetti, perché qua, come tutti quanti noi sappiamo, viviamo in un territorio molto particolare e dove sono convinto che la mafia ha un quid pluris in più rispetto alla mafia palermitana o alla mafia agrigentina. Quindi bene che la visita della commissione parlamentare antimafia, e spero che possa tornare anche nei prossimi mesi. Ricolleghiamoci alle note musicali che hanno caratterizzato questa manifestazione. La provincia di Trapani può volare? Guardi, io penso di sì perché le condizioni ci sono. È chiaro che, come ripeto in un mio passaggio del discorso, serve fare squadra, tutti, ognuno per quello che è la propria competenza, naturalmente, sia privati che pubblici. Noi la nostra parte credo che la mettiamo tutta ogni giorno, insomma, poi i risultati sono abbastanza tangibili. Io sono un ottimista, quindi penso che il territorio possa uscire da questo momento di, chiamiamola, momentanea crisi, la voglio definire così. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui, io vi aspetto dopo la pubblicità. Esclusa l'ipotesi dell'omicidio, all'indomani del ritrovamento del cadavere di Gianni Genna, Marsala è avvolta dalla tristezza e dalle domande. Da un primo esame sul corpo viene escluso l'omicidio, si indaga a tutto campo per far luce sulla vicenda. La protesta degli ASU, i lavoratori dei comuni di Erice, Valderice e Paceco hanno manifestato a Trapani a Piazza Vittorio Emanuele. Le scinnute delle Madonne, dopo la Madonna dei Massari, oggi toccherà la Madre Pietà del Popolo, venerdì ultimo appuntamento con l'Addolorata. Aspettando tutto è compiuto, cresce l'attesa per l'evento che si terrà questo fine settimana a Castelvetrano nel Parco della Fattoria, Rosario Carimi, il 13 e 14 aprile. E per lo sport, in campo per la Coppa, questa sera alle 20:30 allo Stadio Provinciale il Trapani affronterà la Viterbese nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In memoria delle vittime del mare, per l'approfondimento delle 14:20 torneremo ad occuparci della proposta di intitolazione del piazzale del Lazzaretto ai morti del naufragio dell'Espresso Trapani che quest'anno, il prossimo 29 di aprile, saranno ricordati nel corso di una cerimonia di commemorazione.
Eccoci rientrati in studio con le nostre notizie. Massimo Riserbo sulle cause della morte di Giovanni Genna, il cui corpo è stato ritrovato ieri nelle campagne di Marsala, esclusa per il momento l'ipotesi dell'omicidio. All'indomani del ritrovamento del cadavere di Gianni Genna, Marsala è avvolta dalla tristezza e dalle domande. E al momento, come già detto ieri, viene esclusa l'ipotesi dell'omicidio, così come confermato da un primo esame del medico legale delle forze dell'ordine. Saranno chiaramente i risultati delle indagini incessanti coordinate dal magistrato Giulio D'Alessandro a far luce sulle esatte cause della morte del giovane. Gli investigatori non si sbilanciano e chi l'ha visto l'ultima volta in vita ha dichiarato di averlo notato in condizioni normali. Tanto sgomento tra la gente comune per questo secondo caso verificatosi nel giro di pochissimo tempo a Marsala. Paura da parte dei genitori di figli in giovane età, preoccupazione per una città che si è sempre rivelata tranquilla e complessivamente sana, come ha dichiarato anche lo scorso mese di marzo il sindaco Alberto Di Girolamo, che ieri dalla sua pagina Facebook ha condiviso con i marsalesi dolore per un'altra tragica notizia che ha colpito la città. Il sindaco ha subito chiesto al prefetto un incontro per porre attenzione a episodi che non possono essere lasciati nel dimenticatoio. Signora, cosa pensa di quello che è successo a Marsala? Una seconda tragedia nel giro di poco tempo? Ma non lo so, io penso che siano due cose completamente diverse, non ci sia nessun collegamento, poi non so. Resta un fatto comunque grave? Sì, abbastanza, abbastanza, ne hanno parlato tutti, ne parlano tutti, ci sono un sacco di commenti sui social, però la verità, boh. Si spera che si sappia, perché su questo ragazzo dicono che non è stato ucciso, che non è stato un omicidio, però sicuramente due brutte storie, non c'è altro da dire, due brutte, triste storie. Le famiglie piangono questi, Marsala piange questi ragazzi, non le famiglie, perché Nicoletta poi è stata una tragedia assurda. Di questo ragazzo sinceramente, da quello che ho letto, da quel poco che ho letto, non è che ci siano ancora notizie certe di quello che è successo. Di Nicoletta, bene o male, le idee sono un po' più chiare. Comunque, due brutte storie, due triste storie. Tutto qua. Ieri è stata davvero una giornata tragica per Marsala. La nostra Iana Cardinale si è recata per noi in contrada di Gerbato, nel posto in cui è stato trovato il corpo senza vita di Gianni Genna. Siamo in contrada Ciavolotto, questa contrada e la nostra città Marsala si risveglia con un'altra tragica notizia. Proprio qui alle nostre spalle hanno ritrovato il corpo di Gianni Genna, il ragazzo di 27 anni che era uscito da casa sabato scorso. Sabato scorso è stato visto per l'ultima volta in un pub assieme a degli amici, non ha più fatto rientro. La città di Marsala piange un altro suo figlio, un altro giovane, un altro ragazzo di 27 anni che è stato trovato privo di vita in una situazione ancora misteriosa per quanto riguarda le indagini e le forze dell'ordine che sono incessantemente al lavoro per ricostruire quest'altro caso. Tante le domande in questa città, tanto lo sgomento. La seconda morte di un giovane nel giro di pochissimo tempo nella città di Marsala. Qualcuno si chiede se c'è un collegamento con quanto verificato sia ai danni di Nicoletta Indelicato. Nessuno può dirlo in questo momento, saranno gli organi inquirenti, le forze dell'ordine a stabilire la verità. È certo che Giovanni Genna ritrovato qui non farà più ritorno a casa. Signora, siamo incontrati a Ciavolotto, lei ci stava dicendo non si è mai sentito una cosa del genere in questo posto, una zona tranquilla. Fino ad oggi è stata tranquilla, tre settimane fa circa è successa quella di Nicoletta e ora purtroppo questo ragazzo che è stato pure in questa situazione, non sappiamo, perché io nemmeno conosco né il ragazzo né la famiglia, niente, io non conosco nessuno. La città è davvero senza parole, qualcuno si chiede se c'è un collegamento, nessuno può dirlo, però è davvero terribile che nel giro di un mese due giovani morti nella nostra città. Sì, sì, è una cosa terribile, speriamo che non succeda più niente, più di questo non possiamo dire. E nel luogo del ritrovamento del corpo del giovane 27enne, ieri pomeriggio c'era anche il legale della famiglia Genna, l'avvocato Luigi Pipitone, che abbiamo intervistato. Siamo con l'avvocato Luigi Pipitone che sta assistendo la famiglia di Giovanni Genna in questa terribile vicenda, terribile è la seconda che si verifica nella nostra città a distanza di pochissimo tempo. L'avvocato Pipitone chiaramente è andato sul posto. Sì, il dolore dei familiari è grande, il dolore degli amici è enorme. Sono stato lì sul posto e ho potuto constatare, come ho constatato nei giorni già passati,
l'importante impegno profuso dalle forze dell'ordine, che con veramente zelo si sono impegnati, hanno dato il massimo in questi giorni per ricercare il nostro Gianni. Purtroppo è stato trovato morto, non si sanno ancora le cause. Siamo stati lì, abbiamo avuto grande rispetto del lavoro che stavano svolgendo, sia io come legale, sia i familiari che sono giunti poi sul posto e che hanno chiesto agli amici, ai parenti, di non creare disturbo o intralcio alle attività di indagine. Personalmente ho assistito al fratello affranto dal dolore che chiedeva agli amici di allontanarsi perché era interesse di tutti che si scoprisse nell'interesse di suo fratello che cosa fosse accaduto. E quindi siamo in ansia per sapere cosa è accaduto e siamo in attesa. Non sappiamo realmente che cosa possa essere accaduto quella notte al giovane Gianni. Attendiamo che le forze dell'ordine, gli inquirenti, il pubblico ministero facciano luce su quello che è accaduto e poi si vedrà. La vicenda della richiesta dell'iscrizione del secondo papà sul certificato di nascita di due gemelli nati in Canada, avanzata da una coppia omosessuale, come era inevitabile, è approdata in tribunale. Saranno i giudici adesso a decidere, dopo il diniego del sindaco Giacomo Tranchida, che aveva motivato il suo no facendo riferimento al vuoto normativo italiano in materia di famiglie arcobaleno. Oggi la prima udienza dinanzi al collegio del tribunale di Trapani, che dopo aver acquisito gli atti si è riservato di decidere. La cronaca, denunciato a piede libero per maltrattamento di animali dai carabinieri di Castelvetrano, un 21enne. I militari sono intervenuti su segnalazioni di alcuni cittadini che, allarmati dai guaiti di un cane in strada, avevano notato il giovane mentre si scagliava contro una femmina di Maremmano abruzzese. Oltre ai carabinieri sono stati contattati volontari dell'associazione animalista e un veterinario dell'ASP. L'animale è stato sottoposto a sequestro e trasferito presso il canile municipale di Castelvetrano. Sit-in di protesta a Trapani, a Piazza Vittorio Emanuele, dei lavoratori dell'ASU dei comuni di Erice, Valderice e Paceco. Continua la vostra protesta, in questi mesi è cambiato veramente poco. Oserei dire non è cambiato quasi nulla, o meglio, abbiamo avuto grande risposta dai vari sindaci di tutta la Sicilia che ci hanno appoggiato e sono stati accanto ai lavoratori. Alcuni deputati regionali si sono mossi, anche deputati a livello nazionale. Il grande assente è la Regione. Il Governo non ha fatto nulla se non convocare solo oggi, davanti all'ennesima proclamazione di sciopero, i sindacati per di nuovo parlare. Non si sente ancora parlare di stabilizzazione, ma ancora problematiche ASU, rimaniamo sempre un problema, mai una soluzione. E quindi noi qui oggi ancora, questa volta in maniera molto civile, io ci tengo a sottolineare che noi lavoratori ASU siamo lavoratori pacati, non usiamo i toni forti né tantomeno le proteste violente, però facciamo qui presenza per farci vedere, per non essere più invisibili, anche di fronte alla cittadinanza. Che cosa rivendicate? La cosa assurda è che per poterci stabilizzare dopo 22 anni di sottoprecariato non sono nemmeno i soldi, perché la Regione non dovrebbe fare altro che applicare quelle che sono le leggi nazionali che ci permette di essere stabilizzati da un giorno all'altro. E si continua a perdere tempo non applicando le leggi nazionali per dei giochetti politici o perché in realtà magari fa comodo che noi nelle amministrazioni continuiamo a reggerle assolutamente gratis, perché le amministrazioni non pagano una lira per noi e noi comunque ormai 5.000 forze lavoro in tutta la regione reggono ormai gli enti a tutti gli effetti. Ci sono comuni in cui più del 50% di noi ASU sono i lavoratori del comune. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo con una nuova edizione. Le scinnute delle Madonne. Dopo la Madonna dei Massari, oggi toccherà la Madre Pietà del Popolo, venerdì, ultimo appuntamento con l'Addolorata. Aspettando tutto è compiuto, cresce l'attesa che l'evento che si terrà questo fine settimana a Castelvetrano, nel parco della fattoria Rosario Carimi. In campo per la Coppa, questa sera alle 20.30 allo Stadio Provinciale, il Trapani affronterà la Viterbese nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Secondo appuntamento con le scenute delle Madonne in vista della processione della Settimana Santa.
Oggi tocca alla Madre Pietà del Popolo, affidata alla cura del ceto dei fruttivendoli, chiudere il ciclo di scenute preparatorie per la Settimana Santa. Ieri i massari hanno preparato la loro sacra immagine con una cerimonia che, preceduta dall'esecuzione musicale della banda di Paceco, ha preparato l'arrivo della processione dalla stazione quaresimale. Ogni anno noi, 2 o 3 mesi prima, non è che lo facciamo subito tutto in una volta, 2 o 3 mesi prima iniziamo a chiedere a tutti i ragazzi di raccogliere i fondi per uscire la Madonna e poi ci proviamo a quello che serve, le divise, i stendardi, i ceri, tutto l'addobbo, le luci, tutto quello che serve per la processione, noi 2 o 3 mesi prima iniziamo a fare questa avventura. E quella dei massari, abbiamo degli attestati che soffermano il discorso che oltre 44 anni di collaborazione, di cui 24 consecutivi in questi ultimi 24 anni. Con il popolo siamo anche a 42 anni consecutivi e tra l'altro abbiamo trovato anche dei reperti grazie a uno storico come Giovanni Camarelli che ci ha illustrato che in un giornale quotidiano trapanese già risulta il nome della banda di Paceco alla processione del 1896. Quindi questo ci inorgoglisce molto di più perché appunto ci permette di essere tra le più antiche della Settimana Santa presenti come banda musicale. I misteri nell'arte trapanese, storia e passione nel solco della tradizione, il titolo di una mostra promossa dall'Associazione Agorà che verrà presentata domani mattina nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10 presso i locali della soprintendenza di Trapani. La mostra si svolgerà dall'11 al 22 aprile al piano terra del palazzo stesso. Verranno esposte per la prima volta in assoluto le miniature dei misteri realizzate da Vito Romano, gli acquerelli della professoressa Camarasana e la statua del Cristo con la croce realizzata da Pietro Croce. Tutto è compiuto e questo è il tema delle rappresentazioni sacre che si terranno il prossimo 13 e 14 aprile presso il Parco Fattoria Rosario Carimi a Castelvetrano. Grazie all'aiuto di tantissimi amici siamo riusciti a mettere su un gruppo fantastico che rappresenterà questo evento. Un grazie particolare va a tantissimi amici avvezzi al teatro, quali per esempio Piero Bua che rappresenterà Ponzio Pilato, Tano Bandiera che rappresenterà Caifa, una sacerdote del Sinedrio, e tanti altri attori. Ci sarà la compartecipazione del Teatro Equestre Cimarrosa che farà una sua rappresentazione in un momento chiaramente dell'evento. Insomma, sarà molto suggestivo e molto bello da vedere. Il 13 e 14 aprile vi aspettiamo con tutto è compiuto. Ci troviamo sempre al Parco Fattoria Rosario Carimi e l'evento Tutto è compiuto comincerà alle ore 16 per la durata di circa 3 ore. I visitatori però potranno accedere all'ingresso del parco alle ore 15 e potranno ammirare 47 animali di specie diverse. Qui siamo con Saddam, uno splendido esemplare di cammello. Saddam ha una storia molto particolare, è stato salvato proprio dal presidente titolare di questo parco, perché viveva in un circo ma essendo anziano era purtroppo destinato ad una fine brutta. Filippo Carimi lo ha salvato e come vedete Saddam vive qui al Parco Fattoria insieme ad altri animali. Abbiamo i cavalli, ci sono parecchi cavalli, abbiamo anche Lina, uno struzzo, uno splendido esemplare di struzzo che potete vedere e ammirare qui. Vedete, è uno spazio tra l'altro di 10.000 metri quadri. Secondo appuntamento oggi per la rassegna Trapani Incontra curata da Giacomo Pilati. Questo pomeriggio alle 18 nella chiesa di Sant'Alberto in via Garibaldi ci sarà Toni Capuozzo, tra i più noti inviati di guerra e conduttore del programma Terra, che presenterà il suo libro La culla del terrore. L'appuntamento è stato presentato ai nostri microfoni proprio da Giacomo Pilati. Secondo appuntamento questa sera con Trapani Incontra, la rassegna di incontri con l'autore itinerante del centro storico organizzata dal Comune di Trapani con la Biblioteca Fardelliana e il Luglio Musicale. Ospite di questo secondo appuntamento è Toni Capuozzo, giornalista, scrittore, inviato di guerra per il gruppo Mediaset. Il libro che presenterà è questa sera alle 18 nell'auditorium della chiesa di Sant'Alberto in via Garibaldi a fianco alla sovrintendenza ai beni culturali di Trapani ha per titolo La culla del terrore. Ed è
un libro che è un reportage di guerra, ma anche un diario e un'autobiografia. Toni Capozzo racconta la nascita del terrorismo islamico, le guerre dimenticate, e racconta posti che ha visto e che ha vissuto in prima persona. Quindi appuntamento questa sera alle 18 alla chiesa di Sant'Alberto di Via Garibaldi con un grande ospite, con un grande giornalista, Toni Capozzo. In programma venerdì alle 18.30 nella chiesa di Sant'Alberto il concerto degli Arcis Saxophone Quartet, una band formata da quattro giovani di Monaco che ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Il repertorio musicale dal titolo American Dreams sarà caratterizzato da brani di compositori statunitensi che spaziano dalla musica colta al jazz alla musica del musical. L'iniziativa è promossa dagli Amici della Musica di Trapani di concerto con il Goethe Institute e l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani. Domani un'intera giornata dedicata alla prevenzione della salute della donna all'ospedale Sant'Antonio Abate. Un progetto, quello del Ministero della Salute, con l'istituzione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che l'azienda sanitaria ha sposato in collaborazione con le locali rappresentanze dell'Associazione Donne Medico e l'Associazione Mogli dei Medici. Domani, nel presidio ospedaliero del Sant'Antonio Abate, nella hall, sarà allestito un corner per l'accoglienza di tutte le donne che vorranno raccogliere informazioni utili alla propria salute e, se ritenuto opportuno, sottoporsi a screening e prenotare visite specialistiche o ulteriori indagini diagnostiche. Sono previsti anche screening per il diabete e la celiachia, incontri teorico-pratici per l'allattamento al seno ed esercizi fisici per la rieducazione post-parto. Tutti gli accessi ai servizi saranno gratuiti. Giovedì Erice ospiterà il campionato italiano di robotica a cui parteciperanno 9 istituti scolastici provenienti da tutta Italia. È affidato all'Istituto Leonardo da Vinci, campioni italiani in carica e finalisti al campionato mondiale, l'incarico di ospitare la finale nazionale di Zero Robotics, e che consiste nella realizzazione di un programma finalizzato al controllo degli spostamenti di satelliti in miniatura, grossi quanto un pallone da calcio. Questi piccoli satelliti, chiamati Spheres, sono già utilizzati dai ricercatori del MIT all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Nell'ambito della competizione, il comportamento dei satelliti è simulato da server del MIT. Parteciperanno alla finale, che sarà ospitata da Ricevetta, le scuole Volta di Spoleto, Made in Heaven Technologies di Rivoli, Venaria Reale di Torino, la LSA di Vercelli, la Space Invaders di Messina, la Error 404 Team di Asti, la Fermi di Padova, la Spaghetti Programmers di Torino e la Leonardo da Vinci, appunto, di Trapani. La gara finale sarà disputata al Centro Studi Ettore Majorana. Vediamo un po' che tempo farà. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo sereno con temperature comprese tra i 12 e i 16 gradi. I venti soffieranno da sud-ovest. Il mare sarà mosso con venti sempre di libeccio. Per domani mattina è previsto cielo sereno sempre con venti da sud-ovest. Le temperature minime saranno attorno ai 12 gradi, sui 16 le massime. Il mare sarà mosso. I venti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 20.30 e poi replica alle 23 per Agorà andrà in onda un'intervista esclusiva ad Angela Grignano, uno speciale che racconta il ritorno a casa della giovane trapanese di Xitta ricordando i tragici momenti di Parigi. Alle 21.30 invece, da mezzanotte e mezza, trasmetteremo la replica della seconda puntata di Graffiti a cura di Giacomo Pilati. Protagonista è Nino Marino Senior. L'avvocato fu tra i fondatori del Partito Repubblicano in Sicilia, consigliere comunale e deputato regionale per il PSI nel 1961. E nel 1962 ha ricoperto la carica di assessore regionale ai lavori pubblici e alla sanità. Adesso andiamo in pubblicità, ma ritorniamo subito dopo con lo sport. Questa sera alle 20.30 Trapani Calcio in campo con la Viterbese per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel prossimo servizio conosciamo meglio l'avversaria de Granata.
Allo stadio provinciale Trapani e Viterbese giocano la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Fischio d'inizio del match fissato alle 20:30. Il Trapani di mister italiano deve recuperare l'1-0 subito all'andata. La formazione gialloblu allenata da Antonio Calabro dovrebbe scendere in campo con 3-5-2, con Valentini in porta protetto dalla retroguardia a 3 composta da Sini, dal bulgaro Hatanosov e Rinaldi. A centrocampo i possibili titolari da destra a sinistra potrebbero essere De Giorgi, Zorev, Cenciarelli, Palermo e Zerbin. Infine gli ex Polidori e Pacilli nella coppia d'attacco. Il Trapani di mister italiano, dopo la sconfitta subita a Castellammare, deve vincere per poter conquistare l'accesso alla finale di Coppa Italia, dove affronterà il Monza del presidente Berlusconi. Appuntamento al provinciale per una gara che può scrivere ancora un pezzo importante di storia granata. Anche mister italiano ha presentato la sfida di questa sera. Ma sì, affrontiamo questa gara importante dove siamo chiamati a cercare di ribaltare lo svantaggio, dove abbiamo all'andata perso una partita dove chiaramente, l'avete vista tutti, potevamo riuscire a portare a casa un risultato positivo, ma ci ritroviamo in svantaggio di un gol e cercheremo in tutti i modi di ribaltare questo svantaggio. Andrà in campo la formazione migliore perché ci teniamo e cercheremo di dare il massimo. Ma è normale che ci tenevamo tutti a fare un risultato diverso da quello che abbiamo ottenuto. Analizzando la gara devo dire che non abbiamo fatto così male. È normale che il risultato è pesante, però la prestazione è stata in linea con le altre prestazioni. È normale che ci tenevamo a tornare con un risultato positivo. Questo non è stato, ancora nulla è compromesso. Cercheremo di fare più punti possibili da qui alla fine e cercare di mettere ancora pressione alla Juve Stabia. Ma in questo momento abbiamo chiaramente da recuperare qualche acciaccato, siamo quasi tutti a disposizione quelli che eravamo domenica e valuteremo il da farsi e, come ho detto prima, andrà in campo la formazione migliore, andranno in campo ragazzi che cercheranno di ribaltare questo svantaggio e cercheremo di farlo come abbiamo fatto nelle gare precedenti in Coppa Italia, dove ci abbiamo tenuto sempre a ben figurare e lo vogliamo fare anche domani sera. Tra i convocati di questa sera manca Togordò. L'SD iCare di Don Maurizio vince il campionato provinciale di calcio a 5. Sono passati quasi 2 anni da quando il prete di Guarrato e Rilievo, Don Maurizio, ha manifestato la chiara volontà di portare la Chiesa al centro del campo di calcio. Da quel momento il compito di allestire una vera squadra che fosse l'espressione di questo territorio passava alla coppia di mister Rocco Greco e Gianni D'Angelo, i quali non hanno fatto molta fatica a ricomporre un gruppo storico di giovani talenti che hanno immediatamente accettato l'invito rimettendosi in discussione. Domenica scorsa, dopo l'ennesima goleada contro il Calatafimi, è arrivato il primo titolo ufficiale con la vittoria del campionato provinciale CSI calcio a 5. Capitan Daidone e compagni sono riusciti a totalizzare 33 punti, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, sufficienti per salire sul gradino più alto. Un vero e proprio rullo compressore con 102 gol realizzati, grazie soprattutto ai bomber Savona e Daidone, e solo 53 subite. Adesso ci si prepara al meglio per affrontare la fase regionale, dove i ragazzi dovranno fare i conti con l'entusiasmo di un grande tifoso e presidente, quel Don Maurizio, che ha ancora tanta voglia di scrivere belle pagine di storia sportiva. In memoria delle vittime del mare, quest'anno nella giornata del 29 aprile saranno commemorate le vittime dell'affondamento dell'Espresso Trapani. E questo è il servizio dell'approfondimento di oggi.
Una cerimonia religiosa vicino al mare per ricordare chi il 29 aprile del 1990 ha perso la vita nel naufragio dell'Espresso Trapani, il traghetto affondato a poche miglia dal porto di Trapani, mentre in città c'era la processione di Sant'Upace, il protettore di chi va per mare. Una tragedia che scosse la comunità trapanese. I morti furono 13, ma il mare restituì solo 6 cadaveri. Gli altri 7 corpi non sono mai stati ritrovati. Vittime che quest'anno saranno ricordate con una cerimonia che sarà tenuta nei pressi del Villino Nasi, la parte della città più vicina al punto del naufragio, tra lo scoglio dei Porcelli e l'isola di Formica. Saranno letti i nomi di chi a bordo dell'Espresso Trapani non è più tornato a casa. Ci sarà un momento di preghiera di Padre Adragna e poi la messa, come fatto sapere dal consigliere comunale Peppe Virzì, che nelle scorse settimane si è mosso per organizzare questa celebrazione prendendo spunto da un nostro servizio andato in onda nel TG di Telesud. Devo ringraziare Mario Torrente di Telesud che appunto ha pubblicato un post che un pochettino mi ha scosso perché penso che sia giusto e doveroso ricordare la più grande tragedia degli ultimi 50 anni. Li ricorderemo con una funzione religiosa, dopodiché ci sposteremo nella parrocchia di Maria Santissima Auxiliatrice proprio per celebrare la messa in suffragio. Ma oltre alla cerimonia del 29 aprile, Virzì punta a dedicare lo slargo del Lazaretto proprio davanti all'ingresso della Lega Navale alle vittime dell'Espresso Trapani, riqualificando al contempo una zona al momento in condizioni di degrado con rifiuti sparsi ovunque. Eppure si tratta di un punto panoramico molto suggestivo che si affaccia da un lato sul porto Peschereccio e Torre di Ligny, dall'altro sulla Colombaia, guardando nel mezzo al punto in cui è colato a picco in poco meno di un quarto d'ora l'Espresso Trapani. Il punto ideale, insomma, dove fare prendere forma un parco della memoria in ricordo delle vittime del mare. La proposta dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni al Consiglio Comunale di Trapani con apposito atto rivolto al sindaco Tranchida. Il posto simbolo appunto, diciamo, per questa commemorazione è stato scelto proprio in questo slargo che adesso vedrete, che proprio è il punto più alto dove si vede appunto, diciamo, dove è successa la tragedia. E questo punto più alto, che tra l'altro insomma, si vede è un pochettino abbandonato, sarebbe anche interessante proprio ecco, anche intitolare questa, diciamo, dare un nome a questo slargo, anche per dare un senso, e fare in modo che questo diventa anche un luogo del ricordo ecco, di una tragedia che ci ha colpiti il giorno di Santo Padre. Io diciamo, non ricordo bene questo avvenimento, ma in tanti me l'hanno raccontato, lo stesso Mario me ne ha parlato in modo molto incisivo, e devo dire che ho ritenuto di portare avanti questa iniziativa. A fuoco la distilleria Bertolino, l'incendio è divampato nella tarda serata di ieri. 4 gli operai coinvolti nell'incendio, 1 è rimasto gravemente ferito. Bentrovati con la nostra finestra informativa dedicata alla notizia del giorno, questo è il nostro servizio. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno cercato di spegnere l'incendio divampato nella tarda serata di ieri alle 23 circa nella distilleria Bertolino di Partinico. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma sarebbero state provocate dall'esplosione di un silos. Ora non resta da capire se tale scoppio sia avvenuto per un errore umano o per la mancata manutenzione degli impianti. A rimanere coinvolti nell'incendio 4 operai, uno dei quali, Francesco Paolo Di Dia, di 44 anni, ha avuto la peggio ed è stato ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale civico di Palermo. Gli altri 3 hanno riportato lievi ustioni. Il sindaco di Partinico, Maurizio De Luca, pronto a recarsi in ospedale, ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia dei feriti in attesa dell'evoluzione del quadro clinico di Paolo Di Dia. Ci fermiamo qui con la notizia del giorno, noi invece ci ritroviamo dopo la pubblicità con tutte le altre notizie.